Terribile delitto nelle scorse ore a Sinalunga. Un uomo di 34 anni di origini sarde ha ucciso a bruciapelo con un colpo di pistola sparato a distanza ravvicinata un giovane 22enne di origini albanesi. La tragedia è avvenuta nelle scorse ore fuori da un'abitazione a Sinalunga in provincia di Siena. La vittima, come detto, è un 22enne albanese, mentre l'omicida sarebbe un 34enne di origini sarde residente da qualche anno in provincia di Arezzo. L'omicidio è avvenuto fuori da un'abitazione situata in via Umberto I, strada poco distante dalla piazza principale della cittadina senese. A rintracciare il presunto autore del crimine sono stati i carabinieri che lo hanno fermato poche ore dopo aver compiuto il terribile delitto. I carabinieri avrebbero fermato l'uomo in zona Pietraia, a poche centinaia di metri dal luogo del delitto. Stando alle prime indiscrezioni trapelate, il 34enne si trovava in evidente stato di alterazione psicofisica, forse ubriaco. Interrogati anche i presenti sulla scena del delitto al momento dello sparo. La vittima, residente in provincia di Firenze, era a Sinalunga per una cena a casa di amici. Poco dopo, sul luogo, è arrivato anche il 34enne che forse lo ha convinto ad uscire dall'appartamento con una semplice scusa. Una volta fuori, lo ha eliminato con una vera e propria esecuzione. Del tutto inutili i tentativi di soccorso. Personale del 118 intervenuto non ha potuto fare altro che accertare il decesso del giovane. Il 34enne autore dell'omicidio è stato, come detto, fermato e subito sottoposto ad interrogatorio. Ancora tutti da appurare i motivi del terribile gesto che è costato la vita ad un giovane di appena 22 anni.